viva le donne, lo dico io, viva le donne. E amici, siamo qui alla fine di questa competizione elettorale e desidero fare alcune considerazioni con voi. Non c'è conversazione più noiosa di quella dove tutti sono d'accordo. La diversità, la differenza diventa crescita e diventa confronto. E in una campagna elettorale cosa c'è di grande? Il confronto. Confronto che diventa serio, confronto sulle idee, confronto sui programmi. Ma nei comizi che ci hanno preceduti, anche stasera purtroppo, i toni si alzano e i candidati, invece di parlare di politica e di confronto, si riempiono la bocca grande di falsi attacchi e ripetuti, pieni di parole. Mi viene da pensare ai miei alunni quando si dice la parola maledetta resta in bocca a chi l'ha detta. Oppure c'è qualcuno che alza il tono facendo forza sulla rabbia, sul risentimento ed emoziona la folla. Benissimo, con grandissimi proclami. Sì, la politica si fa con il cuore. La politica si fa con il cuore, ma si fa anche con la mente e con le azioni, per il bene comune. E siccome io sono convinta e sicura dell'operato di questa amministrazione, voglio leggervi alcuni appunti del nostro programma, perché si legge il programma su questo palco, non si grida solo. In questi 5 anni si è passati dall'attenzionare il sostegno psicologico e la consulenza psicologica all'integrazione della retta e il recupero e il ricovero degli anziani e dei disabili politici, all'educativa familiare e, cosa assai più rara nel circondariato, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione grazie al piano di zona. Si sono fatte varie manifestazioni sulle giornate dedicate e poi alla fine non vi dico il sostegno all'emergenza del Covid con le social card, per terminare con la creazione di un hub comunale per la somministrazione dei vaccini. Tutto questo a dimostrare che ci siamo stati, e voi lo sapete che ci siamo stati, con i fatti. E per il futuro, eccoci, ci siamo. Ci siamo e ci resteremo, potenziando lo sportello welfare per raccogliere, ascoltare e informare tutti i cittadini, ottimizzare con figure professionali l'assistenza domiciliare, coinvolgere anziani e giovani nel volontariato e migliorare il così tanto acclamato bus navetta. Quindi consolidamento e potenziamento di tutto. Questo è possibile? Certo che è possibile, grazie agli uffici addetti e alla collaborazione di voi tutti, perché tutto Vizzini è chiamato a collaborare.
e noi siamo questi, quella della collaborazione, che non dicono altro, perché non è proprio vero. Certo, non possiamo collaborare con i primi della classe, perché a Vizzina abbiamo i primi della classe che parlano e straparlano di una città divisa da decenni, e allora si fanno paladini di una bella crociata con appelli sterili a cui rispondono soltanto i loro simili, altri non hanno potuto rispondere, altri che erano lì, che sono scappati. Scusate, ma qualcuno ha dimenticato che il Milite Ignoto è a Roma? Penso che non lo sa che il Milite Ignoto è a Roma. Ha parlato del Milite Ignoto confondendolo sicuramente col nostro monumento ai caduti. Un altro grande discorso sui monumenti. Ma andatela a vedere il nostro monumento ai caduti, che oggi dà sicuramente più onore di prima a coloro che sono veramente morti per la libertà, non lo dimentichiamo. Ah, poi noi i primi della classe, quelli di serie A. Una carissima donna che si inalbera sentendosi attaccata, anche stasera, se per questo, e invece di chiarire sbotta contro chi dice sicuramente la verità, e qua c'è la verità. Ah, l'ultimo di stasera, dove è stato 5 anni? L'avete visto? A chi l'ha visto? Allora lo mandavamo a chi l'ha visto. Tutta una volta è spuntato, si informa su che cosa è successo a Vizzini, guarda caso si informa anche dell'omnicomprensivo. No, dimentico che lui si è giocata la presidenza del commerciale, se l'è giocata. Noi invece abbiamo a cuore non solo i nostri giovani, che riusciamo così a seguirli dall'infanzia fino a grandi, ma anche abbiamo salvaguardato tanti e tanti posti di lavoro. Bravo. Ma andiamo avanti. Sono passati 5 anni da quando qualcuno mi criticò amaramente che avevo fatto una scelta di candidarmi con Vito Cortese. Rieccomi, imperterrita, in e con questo gruppo, solo con questo gruppo, non potevo scegliere altro, né per metodi e neanche per contenuti. Questi 5 anni sono volati. Insieme, vi dico insieme, tutti insieme, siamo stati partecipi e presenti ad affrontare tematiche politiche, sanitarie e sociali, e a trovare soluzioni assieme a Vito Cortese, immediate e anche qualche volta impopolari, non di ordinaria amministrazione, specialmente durante il Covid. Di pandemia se ne è parlato tanto, però sento il grande dovere di ringraziare tutti voi per il contributo dato e per la generosità della spesa solidale. Ricordate quando c'erano i carrelli nei supermercati? Questa vostra generosità va ringraziata con tutto il cuore. Vanno ringraziati i volontari per l'abnegazione. E infine, non per ultimi, i carabinieri, i vigili del fuoco e i vigili urbani. Oggi, dopo, lasciatemelo dire, un po' di esperienza politica, un poco, da quando avevo 10 anni che faccio politica, da quando avevo 10 anni. Come assessore designato penso al futuro fiduciosa. Niente mi spaventa, niente mi spaventa. La disponibilità, la solidarietà e l'empatia fanno parte della mia vita 365 giorni l'anno. Non ho paura.
non voglio, non posso farvi promesse. Ho solo una certezza, che io con loro ci sarò, ci saremo. Posso dirvi che lavorerò coinvolgendo tutte le associazioni e coloro che vogliono impegnarsi per i deboli, per i giovani, per gli anziani, per tutto Vizzini. Per ultimo, chi vi sollecita a non dare il voto per amicizia, per riconoscenza, per la professione, vi dico che il voto non è altro che fiducia e stima, e quindi vi chiedo fiducia e stima. Vi chiediamo fiducia e stima. Giorno 12. Votate per questa lista, per la lista con Cortese per Vizzini e soprattutto per Vito Cortese. Buonasera amici, questa è la seconda volta che ho deciso di riaffancare di nuovo il nostro candidato a sindaco Vito Cortese, e lo faccio con piacere. Sapete perché? Perché 5 anni fa, quando sono entrato a far parte di questa squadra, ho notato che gli argomenti non erano le poltrone, gli argomenti era il programma che era stilato a misura sul nostro paese, Vizzini. Ora vedete, questo è un mattoncino Lego, l'ho preso in prestito da mio figlio, il più piccolo, che ha 3 anni. Per me questo mattoncino non è un semplice Lego, è un simbolo che spiega le motivazioni per cui ho deciso di ricandidarmi di nuovo al Consiglio Comunale di Vizzini. Perché siamo qui per costruire il futuro dei nostri figli. Ecco perché ci stiamo ripresentando a voi. Certo, i sacrifici e le rinunce sono state tante, però i primi risultati sono stati immediati: la rivalutazione del castello, il cosiddetto castello, la rivalutazione dei musei e poi il parco giochi all'interno della villa. Ora lo scenario è cambiato, non è più come prima. Ora lo scenario rispetto al passato muta. Abbiamo costruito basi solide, forti, su cui costruire. Le nostre piazze pronte ad accogliere il turismo. Questo è il motivo perché vi richiediamo la fiducia, per far sì che i nostri figli possono trovare un patrimonio non fatto di sole basi, ma possono trovare una struttura pronta da poter utilizzare. E vorrei ricordare che tutto questo non è stato semplice, facile, lo diciamo un po' tutti, perché è la realtà dei fatti. Nel frattempo tutto questo è stato rallentato anche dal problema Covid. Colgo l'occasione anch'io per ringraziare tutte le forze dell'ordine, le associazioni e i vigili urbani e i vigili del fuoco volontari di Vizzini, che ci hanno aiutato tantissimo in quel periodo. Ora, in questi ultimi anni, l'aumento delle figure del terzo settore mi agevolano a poter parlare di un punto nel nostro programma, che vuol favorire l'assistenza domiciliare e l'assistenza dei minori disabili e dei soggetti con disturbi psichici. Grazie ai fondi del PNRR a Vizzini ci sarà il così tanto acclamato ospedale, l'ospedale di comunità che avrà 20 posti letto, a garantire l'assistenza medica, infermieristica e i così tanti ricercati OSS per 24 ore. È doveroso mettervi a conoscenza che il nostro programma
elettorale prevede creare un'occupazione, creare un nuovo sviluppo economico attraverso l'intercettazione di due zone, la zona artigianale di Vizzini e pure Vizzini Scalo, come zona ZES. Ora voglio concludere così, con il mattoncino Lego in mano. Chiedete a voi, i vostri amici e ai vostri figli, di votarci. Di votarci se davvero volete costruire un futuro fatto di mattoni solidi, fatti di esperienza, se volete certezza dei nostri figli. Io sono pronto, dottore. Noi siamo tutti pronti. Allora, giorno 12 giugno, vi chiedo di non fare l'errore di non votarci. Votate la lista con Cortese per Vizzini. Scusate l'emozione, grazie. Cari concittadini, cari amici, buonasera a tutti. Dopo 5 anni di servizio profuso tra i banchi del Consiglio Comunale, vengo a chiedervi nuovamente la fiducia. Ma prima di pregare del programma elettorale che abbiamo convintamente e volutamente sposare con il sindaco Cortese e con tutti gli altri candidati della lista con Cortese per Vizzini, mi preme replicare alle tante inesattezze e cattiverie che sono state utilizzate dai competitor politici in questi giorni di campagna elettorale. Ne sento l'obbligo non tanto per personale animosità nei confronti di qualcuno, ma per spirito di chiarezza contro ogni forma di mistificazione della realtà. Come ben sapete, io ho fatto 5 anni di opposizione, 5 anni di opposizione che hanno rappresentato per me un bagaglio culturale, un bagaglio di esperienza fatta sempre in maniera leale, in maniera schietta. Bravo! Mostrando sempre il mio punto di vista, così come coerentemente il mandato mi era stato dato dagli elettori nel 2017, frutto di alleanze e di scelte che in quel preciso momento, che allora ritenevo fossero incisive. Ebbene, io l'ho fatto un'opposizione sempre politica, mai personale. Ho fatto un'opposizione fino all'ultimo giorno della mia legislatura, della scadenza naturale del mandato, al fianco degli alleati, seduto al banco dell'opposizione, nel rispetto degli alleati così come della maggioranza. Ho sentito parlare un consigliere comunale in un'altra lista elettorale parlare di e raccontare alla cittadinanza di essere riuscito a mettere attorno ad un tavolo tutti coloro che volevano spendersi per la città con un progetto ambizioso, con un progetto armonioso, senza alcun veto e pregiudizio. Nell'arco dei 5 anni la base su cui si doveva basare la compagine era quello di nessun veto e nessun pregiudizio. Ebbene, il candidato sindaco, o meglio l'ex candidato sindaco, ora candidato consigliere, ha omesso di dire che alle parole non sono seguiti i fatti. Ha omesso di dire che in quei tavoli a cui io ho partecipato i veti c'erano ed esistevano soltanto per alcuni, non per altri. E ha dimenticato di dire
che ogni qualvolta si voleva parlare o si voleva chiedere, si chiedeva di chiarire quali fossero i criteri da adottare per programmare ed immaginare la futura Vizzini, puntualmente in quel tavolo gli strateghi utilizzavano la famosa frase "e no, e prima dobbiamo trovare la fantomatica quadra", senza mai per un solo istante parlare di programma, di idee, di progetti. E lo sapete perché? Perché non c'era un progetto, non c'era un programma, era la volontà di distruggere e non costruire. E quando ho sentito raccontare di coerenza, di scelte coerenti, o meglio dire di incoerenza nelle scelte, quando certuni si avvicineranno a voi e vi diranno, utilizzeranno la carta dell'incoerenza, ricordatevi che coerenza non è cecità, coerenza non è esitazione, coerenza non è accettare le situazioni che si ritengono improduttive, sbagliate, coerenza è consapevolezza delle proprie scelte, coerenza è consapevolezza delle proprie responsabilità, e io le responsabilità per le cose preassunte. Io non ho mai cambiato partito, non ho mai tradito le mie idee, non ho mai cambiato e tradito il mio mandato elettorale. E io mi sottoporrò al vostro voto e la bontà della mia scelta sarà legittimata dal vostro voto. La scelta che ho fatto io è stata una scelta ponderata, consapevole, è stata una scelta grazie ad un gruppo che c'è alle spalle, che mi ha convinto con le idee e la progettualità. E se oggi io sono qui, in questo palco, accanto a queste persone, accanto al dottore Cortese, è grazie alla disponibilità, al garbo del dottore Cortese, che senza alcune esitazioni, senza alcun pregiudizio, senza alcun veto, ha ascoltato le mie istanze, i miei progetti, le mie idee, nonostante 5 anni all'interno dello stesso consiglio fossimo saremmo stati nel posto della, scusatemi per l'emozione e per la passione del mondo. Posso dare un po' d'acqua? La mia, come detto, è stata una scelta ed è la dimostrazione il fatto di aprirmi a questo schieramento, aprirmi le porte dello schieramento in cui si ha una visione del futuro di condivisione, in cui si ha una condivisione, in cui si ha un'idea di programmazione, di progettualità, sfruttando il piano nazionale di resilienza e ripresa, opportunità con la quale noi immaginiamo un progetto che possa essere l'inizio di una stagione riformatrice, l'idea di un progetto che colga tutte quelle opportunità volte a valorizzare il nostro territorio. Noi abbiamo un programma ambizioso, un progetto ambizioso, tendente a valorizzare la cultura, il turismo, gli eventi gastronomici, e verrà fatto nell'arco dell'intero anno. In che modo? Creando e realizzando un consorzio, è un ente che si occuperà non soltanto di attrarre contributi e sponsorizzazioni,
ma che si occuperà di organizzare in maniera esclusiva questi eventi. Così come immaginiamo di organizzare una serie di eventi che, accanto a quelli classici che già conosciamo, possono dare nuova linfa all'economia vizzinese. E in che modo? In che modo? Perché le idee sono tutte buone, ma occorre capire come realizzarle. Noi immaginiamo di creare l'estate vizzinese. Realizziamo una serie di eventi, realizzeremo grazie anche al patrocinio regionale. Ebbene ragazzi, io ho avuto modo di confrontarmi nelle scorse settimane con l'assessore regionale al turismo e allo spettacolo Manlio Messina, il quale mi ha dato a conclusione del confronto la sua disponibilità a voler patrocinare diversi eventi durante l'estate. Così come la città metropolitana mi ha dato la sua disponibilità a patrocinare un evento di particolare rilevanza culturale. Ed ancora, proprio per diversificare all'interno delle varie stagioni, vogliamo creare e realizzare Bidinostrum, un festival enogastronomico che tende a valorizzare i prodotti locali, grazie al supporto e alla collaborazione con l'Associazione Cuochi Italiani e l'Associazione Italiana Sommeliere, che abbiamo avuto modo di contattare. E grazie alla cooperazione e al confronto con l'avvocato Luciano Cuccione, questa dimostrazione che chi ha a cuore il proprio paese mette tutte le competenze, le esperienze e i canali che ha a disposizione. Si parlava senza ambizioni e senza tornacontismi personali. Si è sempre cercato di realizzare e di capire come realizzare gli eventi. Così come per il Natale noi immaginiamo di realizzare un mercatino delizia a tema, mentre per il che sentivo di parlare del carnevale, sicuramente sarà un motivo per rifar rinascere il carnevale, e questo progetto sarà supportato grazie al gemellaggio con la città di Mister Bianco e al carnevale di Mister Bianco, e grazie alla disponibilità dell'assessore Dario Moscato, che oggi è qui presente e che ringrazio, che ha dato la sua disponibilità a mettere a disposizione della città di Vizzini i vestiti di carnevale più belli di Sicilia, patrimonio tutelato dall'UNESCO. Abbiamo tante idee, vi abbiamo consegnato un programma, un progetto elettorale in cui abbiamo attenzionato tante tematiche. Sicuramente il tema della legalità e della sicurezza è un tema importante, e abbiamo avuto modo di realizzare e abbiamo avuto modo di pensare, di implementare i sistemi di videosorveglianza grazie al patto urbano tra i prefetti e i sindaci. Così come sarà importante il secondo passaggio, quello di incrementare la polizia municipale. In che modo? Così come hanno fatto tantissime altre città, compresa Catania, utilizzando il fondo POC, il programma operativo complementare, o il fondo urbano per la sicurezza 2021-2023, con la quale già sono stati assunti 50 agenti a Catania. Cioè le idee ci sono tantissime, e sicuramente il monitoraggio e la riqualificazione del territorio passerà attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato. Penso alla Protezione Civile, all'Associazione dei Carabinieri, alla Croce Rossa. Ebbene, le idee sono tante, le abbiamo dette, vi abbiamo consegnato il programma. E concludo lasciandovi col pensiero del sociologo tedesco Max Weber, il quale affermava che ci sono due modi di fare il politico: uno di vivere per la politica e uno di vivere per la politica. Io ho deciso di vivere per la politica, e la mia storia personale ne parla, parla la storia personale del Cuore Cortese, ed è per questo che vi invito il 12 giugno a sostenere la candidatura del dottore Cortese e la candidatura della lista con Cortese per Vizzini, lista formata di uomini e di donne che vogliono mettere la propria esperienza, i propri canali e le proprie idee a servizio della collettività.
ancora, grazie. Mi hanno concesso loro intervento. E io vi ringrazio, ragazzi, vi ringrazio perché ci sono alcune questioni che vanno puntualizzate. È inutile dirvi che la caratura di questo gruppo, di questa lista, è l'impegno sociale, è la passione civile, la volontà di spendersi per gli altri, per Vizzini, e comunque siamo consapevoli, e dovete essere consapevoli anche voi, che amministrare non è una cosa banale, è una cosa seria, molto seria. Questa campagna non si sta svolgendo sicuramente sul confronto politico né programmatico, perché è conveniente per i nostri avversari non venire su questo territorio, perché lo abbiamo occupato e lo abbiamo occupato con dignità e con precisa volontà di essere amministrazione del nostro paese, di Vizzini. Vorrei per un momento farvi un discorso a proposito di questo sovranismo psichico che ha assunto profili quasi paranoici. Paranoici perché? Perché hanno cercato di individuare in un uomo, me, in una amministrazione, la nostra, i responsabili di tutti i mali del paese. E questo lo hanno fatto con cattiveria, perché questa cattiveria possa diventare la leva del riscatto dei cattivi, i quali nel momento in cui parlano e si riempiono la bocca di sagra della ricotta, di monumento ai caduti, di grave danni alla società, queste persone non fanno altro che alimentare non lo scontento, che è una cosa normale, ma la cattiveria, le reazioni abnormi, i linguaggi inaccettabili, facendo un danno atroce a questo paese, perché i social media oggi ci mettono in condizione di essere letti ovunque e le persone si fanno un'idea piuttosto triste del nostro paese, che pure ha grandi risorse, grandi intelligenze. Vorrei per un attimo discutere su quello che è stato detto ieri sera, perché c'è chi fa politica acrobatica raccontando di grandi imprese che il popolo di Vizzini in una tornata elettorale normale ha bocciato. C'è chi si presenta oggi e dice: ma questo dottore Cortese, che è dal 1975, data sbagliata perché la mia elezione è del 1980 e dall'80 all'83 sono stato all'opposizione, sono stato in amministrazione 2 anni con Inzerra facendo il vice sindaco, e mentre io mi preoccupavo nell'85-90 di far arrivare a Vizzini il piano regolatore
la zona artigianale e il consultorio, c'era chi da mamma Democrazia Cristiana era sistemato, fratelli, sorelle, padri, figli, cugini, parenti. Ora signori, la nostra storia, la storia personale, non può essere avulsa dalla storia a cui apparteniamo, perché sicuramente questo crea un'alea da cui non si può venire fuori, perché non esiste identità, non esiste null'altro se non la volontà di creare negli altri ipocritamente aspettative e sentimenti che servono solo a superare la mancanza di idee programmatiche. Lo diceva stasera Livolti, noi abbiamo fatto nel 79, non si capiva quando, la consiglia, il presidente, la conceria ha avuto stamattina il decreto per il bando a cui ha partecipato e trasformerà Vizzini, e il merito è di questa amministrazione, perché le cose non vengono dal cielo e non piovono, le cose si preparano, si coltivano. Noi avevamo 2 anni e mezzo fa fatto un progetto sulla consiglia, 450.000 euro, e siamo stati scelti perché sempre l'amministrazione Cortese aveva approvato quel piano paesaggistico che aveva fatto quel signore, perché una cosa è la professione, una cosa, signori miei, è chi siamo, che cosa facciamo, come lo facciamo, il rispetto che abbiamo per gli altri, la volontà di vivere come l'ho avuta io, di vivere in mezzo ai vizzinesi, e non sono scappato né a Ragusa né altrove. Io tutte le mattine alle 9, fatto l'ambulatorio, ero in comune, ed ero in comune mentre gli altri scrivevano lettere e facevano domande intelligenti, e il popolo di Vizzini, quel popolo di Vizzini a cui io appartengo perché sono un popolano, giusto, era il popolo che soffriva, ma è stato sempre il mio punto di riferimento. Possiamo dire che in questi anni di amministrazione Cortese abbiamo dato 70 alloggi popolari, 70 case a persone che ne avevano bisogno. Possiamo dirlo, possiamo dire che in questi anni abbiamo sempre tenuto in considerazione la dignità degli altri, non mostrando. Signore, ognuno di noi ha una storia a cui non può fare a meno di fare riferimenti. Chi si preoccupa della biografia farebbe meglio, assieme alla biografia, a leggere anche l'opera, perché dall'opera si evince la sostanza del filosofo o del letterato. Cari amici, io non ho la presunzione di essere una risorsa, ho la presunzione di essere un uomo che con voi ha fatto un percorso, e questo percorso l'ho fatto con
responsabilità e con coerenza. Ma sapete perché l'ho fatto con responsabilità e coerenza? Perché tutte quelle persone che sono state attorno a me e che avrebbero preteso funzioni e ruoli che non combaciavano con l'idea di giustizia sociale, di rispetto del prossimo, di rispetto delle istituzioni, beh, queste persone le abbiamo perse, e le abbiamo perse strada facendo. E tutto questo, amici, spiega il livore, il risentimento, il rancore di queste persone che vengono qua a proporre per Vizzini una somma di competenti che in tutte le occasioni hanno cercato mallevatori, cioè garanti del loro operato. Stasera ho visto l'onorevole. L'onorevole è venuto a Vizzini a garantire d'aver fatto i passi di danza per l'ospedale di comunità. Sappiate che l'ospedale da Palermo, dove opera, era arrivato come casa della salute. E chi ha voluto l'ospedale di comunità è Maurizio Lanza e il sindaco di Caltagirone. E un'altra cosa vorrei sottolineare. Stasera fra le turlupinerie, si può dire, c'è nel Tommaseo, io, non nello Zingaretti. Allora, stasera noi abbiamo un rapporto di stima e di appartenenza ad una area politica con Anthony Barbagallo. Anthony Barbagallo è quello che ci ha curato a Roma con il ministro Franceschini, non solo la questione del Borgo Lagunziria, ma anche il centenario dell'anno verghiano. E stasera ve lo annunzio perché molta gente si chiedeva chi fosse e perché fosse a Vizzini questo Alfonso Signorini, regista e giornalista che ha fatto il regista in opere della Mediaset, mi pare. Bene, cari amici, siete invitati giorno 23 di luglio. Nella nostra piazza si svolgerà Cavalleria Rusticana fatta dal Teatro Massimo Bellini con la regia di Signorini. Sono le 10. Penso che abbiamo recuperato l'attimo di impasse, ma signori miei, siamo in campagna elettorale, qualcuno pensa di giocarsi l'avvenire e quindi 5 minuti sono un atto che non gli si può non concedere, giusto? Dobbiamo essere generosi come lo siamo sempre stati, perché noi veniamo da quel palazzo di cristallo. Non il palazzo del potere, è il palazzo di cristallo dove tutti hanno avuto accesso e dove nessuna porta è mai stata chiusa a chiave. Bravo! Perché non avevamo né rapporti di intimità né
momenti di tresca. Quindi, signori miei, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, lo abbiamo fatto con l'onestà che ci ha sempre contraddistinto. Dio, questa lo posso dire, i prossimi 5 anni penso di essere sindaco, me lo farete fare, spero, penso di essere sindaco, ma una cosa vi do a garanzia, non ho cercato nessuno che garantisse questo, lo dico io, a garanzia la mia serietà, la mia storia, la mia vicinanza, la mia volontà di essere vizzinese e di far crescere questo paese, perché non abbiamo fatto poco, perché abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare e lo abbiamo fatto non per interesse ma perché il cuore ci conduceva lì. Vizzini, Vizzini, Vizzini.